Ben a tutti ragazzi, sono Stulo e oggi siamo in questo 19esimo episodio del Road to Rank Legend su Hearthstone. Nel scorso episodio avevamo usato il Face Hunter e abbiamo ottenuto una vittoria e una sconfitta. In questo episodio useremo sempre il mazzo Face Hunter, che sto ottenendo vittorie, e continueremo la scalata verso il Rank Leggenda. E vi lascio a questo 19esimo episodio. Perfetto, siamo in gioco, andiamo a selezionare sempre Face Hunter, andiamo in classificata e vediamo chi è il nostro primo avversario. Contro un mago che ha anche pagato, proprio paga. Motivi in più per batterlo, dimostrargli che è inutile spendere soldi se non si sa giocare. E ci sono capitate anche delle buone carte. Dragone di mana, io devo giocare il servitore con furtività, se no col potere eroe me lo distrugge. Fastidio bot, non bene. Vado su fastidio bot, evoco servitore di merda e passo il turno. Uso il potere eroe, mossa che mi aspettavo, e poi mi attacca diretto con tutte e due i suoi servitori. Adesso posso fare la combo. Evoco il lanciatore di coltelli con il segreto delle serpi, così me lo attaccano e infligge 3 di danno praticamente il lanciatore di coltelli. No, me lo distrugge così, perfetto. In più usa anche il potere eroe. Allora, servitore con furtività, arco e gli distruggo. Fastidio bot. Il tuo robot costa 1 di mana in meno? Merda. Devo fare il miracolo proprio. Questo che ci sta, il taunt. Attacco diretto. Non uso l'arma perché c'ho il segreto che mi si attiva per forza adesso. Ok, segreto, fin qua tutto a posto. Aumenta l'integrità dell'arma. Un altro fastidio bot. E poi mi attacca diretto con tutti, immagino. Tranne con quello. Allora, il silenzio, il servitore. E distruggo quello. E poi vado tutto diretto. A 15 di vita. Il 18. E la vedo dura. Mi distrugge i servitori. E poi infligge 4 di danni a tutti. Persa la partita. A meno che niente, persa 100% persa. Con quello non gli distruggo niente. Vado tutto diretto. Ed è una sconfitta. Inizia bene l'episodio, vedo. Rimaniamo al rank 16 con 0 stelle e speriamo di vincere almeno la seconda. Intanto missione dominazione mago sciamano. Vabbè, iniziamo anche questa partita. Contro un altro cacciatore? Questa è una questione di onore, vincere contro un cacciatore. Carta aggiuntiva e via tutte le altre. Niente carta giusta. Però vabbè, bella moneta e scienziato pazzo che ci sta. Infiltrato Worgen. Ho già capito che mazzo è il suo. L'ho già capito. Un altro infiltrato Worgen e mi attacca diretto. Perfetto. Allora, ti evoco niente. Ti attacco diretto anch'io. E ti tolgo 5. Evoca pure quello. Io adesso so benissimo cosa fare. Devo sperare. 50% di probabilità. E il 50%. Attacco diretto con l'arma. E mi riuso l'altra arma. Proprio scialla. Lui mi usa il potere eroe. E passa il turno intelligentemente. Però adesso ce l'ho io. Il coltello dalla parte del manico. E ti tolgo 9. Adesso tu mi distruggerai i servitori perché me li distruggerai. Però così non farei niente perché è diretto. Basta, non attacchi più. E ce mi attacca adesso. Vabbè, 12 di vita. Evoca un altro. Pure quello. Vabbè, mi togli 5. Allora, devo proprio insegnarti tutto, vero? Quanto pare sì. Evoco un altro di quello. E vado diretto. Mi spiace, però è la vita che va così. Adesso tu mi attacchi diretto. Buff, morti ancora i servitori. Invece no, mi distrugge il cane. E il turno dopo ho vinto. Faccio un bella giocata e ti faccio un'altra bella giocata e poi la vado a vincere molto easy. 3 di danno e poi si arrende. Bravo. Scappa, cane. Beh, partita durata niente praticamente. Direi di farne un'altra. Questa volta contro uno sciamano. Speriamo di riuscire a portarla a casa. Allora, le tengo tutte. Allora. Subito gnomo. Proprio subitissimo, senza neanche pensarci. Ah, proprio così lo evoca. Un 3-4 dorato. Vabbè,
E vado diretto con lo gnomo ed evoco lo scienziato, niente di più semplice. Lui mi distrugge lo gnomo, e però poi non fa più nient'altro, evoco la bestia casuale che sarà... Ah, ci sta quella. Mi aumenta l'attacco praticamente di tutti i servitori. Ah, aumenta l'attacco di quello. Totem casuale, che non è il taunt, e mi distrugge il servitore. Perfetto, perfetto. Evoco il 2-1 con scudo divino da carica e attacco diretto con tutti i servitori. Perfetto. Poi sovraccarico 2, quindi il turno dopo ci avrà solo tanto 3 di mana. Mi distrugge il servitore e passa così il turno. Io evoco l'arco che capita proprio perfetto. Potere eroe e attacco diretto. Lui ha già 14 di vita dopo 5 turni. Ottiene +1/+1 quando giochi una carta con sovraccarico. E passi così il turno. Io qua proprio evoco il mondo. Faccio così e passo il turno però, perché ho giù 2 segreti. E mi daranno integrità all'arma. Ah, proprio così me lo distruggi. Vabbè. Un altro. Merda. E passa il turno. Io accetto la sua scelta. E abbiamo vinto. Grande vittoria anche questa. Durata pochissimo. Seconda vittoria. Dopo una sconfitta. Però ci sta. Durata niente questa partita. Inarrestabile. 300 di gold. Come on. 1000 partite in qualsiasi modalità. Oh, perfetto. Comunque io vi ringrazio per la visione. Lasciate like se vi è piaciuto. Commentate. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella. La merda resta sempre quella. Lo sfaso proprio. I 3 servitori morti. Fino a quando non evoca Valganis.